Quindi io ho pensato solo assieme ai ragazzi, assieme ai miei collaboratori, non ci siamo mai guardati attorno e dire non c'è nessuno a darci una mano. Noi sul campo, nella quotidianità, che è l'unico vero posto che conta, a lavorare. Assieme poi a quei tifosi che qui proprio sia dal primo giorno che siamo arrivati che post quel primo giorno non si è mai chiesto di lavorare, di impegnarci, che ci sarebbero stati vicini, ed è quello che abbiamo cercato di fare, lavorare per questo, in maniera continuità, senza piangerci mai addosso, diciamo mai pianti addosso, non penso di aver fatto mai un'intervista lamentandomi di qualcosa o di qualcosa, questo no, al di là di una battuta che Lauretti mi ha messo in bocca un giorno. Qual è il complimento più bello che hai ricevuto qui a Terni? Se c'è stato? No, ho avuto la fortuna di riceverne molti, ho appena mandato via proprio 2 ore fa a un signore che mi ha mandato un bel messaggio, ne ho avuti tanti, ho avuto tanta stima, ho visto tanta gente credere in me e ringrazio, non so io se sono stato all'altezza di ripagare loro, ma ne ho avuti veramente parecchio. Questo mi fa piacere, mi fa molto piacere, perché io ho cercato semplicemente di essere una persona che fa il suo lavoro, cerca di farlo nel miglior dei modi possibili, e se ti viene riconosciuto questo, al di là di vincere o perdere, che è tutto per me, per come interpreto il calcio io, fondamentale, perché nel calcio contano i numeri e i risultati, però ci sono altri valori per me più importanti da partire, e chiaramente parte del lavoro, però il modo in cui lo si ottiene, il modo in cui si comunica, il modo in cui ti poni, dei valori morali su cui penso che io e i miei collaboratori ci siamo comportati bene e abbiamo ricevuto tanto da questa città. C'è stata qualche critica? L'hai fatto male? No, ma io le critiche le accetto. Spiace se qualcuno lo fa in maniera disonesta, ma per amicizie o per altre cose, le critiche vanno accettate, ti fanno i complimenti, le accetti, sei contento e accetti le critiche, quelle preventive, quelle da idee così personali, no, poi le critiche su cambi informazione, sbagliato atteggiamento, tutto, quelle le accetto tantissimo, quindi infatti non mi sono mai permesso con nessuno di voi, mi sembra mai una volta di dire no, non è vero, rispetto tutti, ma veramente di tutto, se qualcosa, perché qualche volta chiaramente qualche critica eccessiva dura, immeritata per me, per certi versi è arrivata, però sono arrivati anche magari dei complimenti esagerati, quindi li prendi, li porti a casa e avanti con tranquillità. Sui social viene apprezzato Tessera non solo come tecnico ma come persona, perché insieme alla squadra ha partecipato a 2 momenti fondamentali un po' della vita ternana, la lotta dei lavoratori dell'AST e quel luttuoso evento in cui ha perso la vita Davide Raggi. Beh, io questo è un mio pallino, di arrivare dove vado a lavorare. Permetto, io a Terni penso che nessuno mi abbia mai visto in centro bere un caffè o in giro, io casa e campo, campo e casa, e non ho pensato ad altro. Non frequento club, non frequento tifosi, non frequento nessuno. Se uno mi ferma, mi incontra fuori per strada, cosa che mi è successo, ci parlo, saluto, rispondo con educazione, fuori al campo e tutto. Il resto ho solo pensato a questo. Però allo stesso tempo, con quel discorso morale che dicevo prima, dove si va a lavorare, bisogna, questo lo facevo da calciatore, sentirsi partecipe per dare il meglio di se stessi alla città, alla comunità. Perché non vai a fare solo la prestazione. Io dico sempre ai miei calciatori, c'è modo e modo di essere professionisti. Uno arriva, fa il suo allenamento, mette lì le scarpine e se ne va via. Fa il professionista, nulla da dire, ti pago e la prestazione. Io penso quello di A6. Se uno fa lo stesso, si ferma mezz'ora di più in spogliatoio a chiacchierare con i compagni, fa il gruppo. Se uno vive le problematiche anche esterne della città e senti la maglietta addosso, io penso che quel giocatore anche da 6 dia 6 e mezzo, forse 7. Sono 2 modi diversi di fare i professionisti. Sulla seconda, quella che personalmente, per cultura mia personale, mio padre mi ha insegnato questo, di dare il massimo dove vai, di darlo con il cuore. Penso che si ottenga qualcosina in più che non la prestazione
fine a se stessa, di far bene il tuo lavoro, bene il tuo lavoro, cacciatore, allenatore, chiunque sia, se riesci a quindi a instaurare un rapporto non tanto con le persone, anche con quelle, ma entrare nel tessuto sociale, fa piacere. Siamo a Terni, io ho trovato dei ragazzi che qui sotto, anche proprio qui sotto l'albergo, ti dicono: io lavoro in acciaieria, guadagno 1200 euro e do 600 euro alla Ternana per le trasferte, per l'attaccamento, e non può non passarti inosservato. L'attaccamento alle acciaierie, che qui a Terni, da quando sono venuto mi sono documentato, cioè acciaieria e il calcio, è un connubio importante, non può essere messa così di passaggio. C'è qualcuno che lo pensa che sia così, io no, penso che sia coniugata. A me, quando il sindaco, che ringrazio, viene e ci dice: ragazzi, per cortesia, fatelo per, anche per noi, per la città, al di là di per se stessi, per la squadra, per l'orgoglio personale, e io penso che sia un messaggio bello importante. Ecco, io dal primo giorno che alleno dico questo, poi da riuscire a dirlo e trasmetterlo o farlo, poi degli errori se ne commettono. La morte di David è un fattore che ha toccato tutti. Noi eravamo in ritiro, in trasferta, e quella sera parlavamo esclusivamente di questo fatto. Non può non toccare questo. Aggiungi che è un ragazzo, da quello che ho sentito, stranamente per bene e tutto quanto, tocca una comunità, e vedere che oggi in una comunità si riversa ancora attorno a questo, per me, in questa società, lato generale, non calcistica, penso che sia una cosa bella. Certo, ci avviciniamo verso la conclusione, sarebbe ora, magari, dice lei. No, la stavo forse annoiando. Senta, assolutamente. Due cose, che futuro vede per i giovani che ha impiegato quest'anno in squadra? Ce ne sono diversi, insomma, no? Ma una delle cose, ripeto, che inizio stagione è stata chiesta, era una salvezza, e visto anche il discorso societario, budget, che si è puntato più sui giovani, penso che siamo riusciti anche a fare questa strada. Sono dei fuori giovani, quelli giovani ma non giovanissimi, tipo il Meccariello, che ha confermato, anzi penso si sia migliorato molto. Hai trovato dei giovani della tua primavera, Palumbo, che ha trovato uno spazio, e soprattutto hai confermato quel ragazzino che lo scorso anno ha fatto 6 presenze, così proprio nei momenti anche importanti del campionato, Valian, che è esploso in maniera straordinaria. Lui veramente, mi sento proprio di spendere una parola per lui, perché è un ragazzo che gli auguro tutto il bene possibile, proprio per la serietà, al di là delle qualità con cui interpreta il lavoro, quello che io dico, che ho appena detto adesso, quel tipo di lavoro. Quindi è stato fatto tutto questo, ed può essere un valore aggiunto proprio per la prossima stagione, per il futuro della... La vittoria del Carpi può essere sinonimo di un campionato di Serie B che ha perso un po' di valore dal punto di vista tecnico, oppure ha premiato la squadra, o le squadre, se ci mettiamo anche il Frosinone in mezzo, che magari hanno messo a frutto la programmazione e l'organizzazione? Ma io opto per questa seconda soluzione. Sicuramente aver messo a frutto da anni una continuità, perché il Carpi aveva vinto il campionato di Serie C, lo scorso anno ha fatto un ottimo campionato di Serie B, pensava addirittura a gennaio di salire, poi ha avuto un cambio, ma hanno saputo continuare su quella strada lì, cambiando molto poco, selezionando giocatori, e quindi è stato fatto un frutto di un ottimo lavoro. Sicuramente vale lo stesso discorso per il Frosinone, è la storia recente degli ultimi anni, tra cui la mia fortunata di Novara, CB. Se mantieni l'organico e metti quei 2 o 3 pezzettini solo, non stravolgi tutto, puoi ottenere dei risultati. Questi negli ultimi anni è un continuo. Quindi sotto questo aspetto penso che la programmazione, al di là di valore tecnico, valga tantissimo. E dopo, anche oltre alla programmazione, saperla programmare in base al campionato che fai, perché non tutti i campionati sono uguali. Quello di B servono determinati tipi di giocatori mediamente per affrontarlo al meglio. Aggiungo che i valori tecnici in B ce ne erano elevatissimi anche quest'anno, perché io penso che il Catania, soprattutto quella della prima parte, con tutti gli argentini, potesse essere una squadra da Serie A, non da Serie B. Serie A si sarebbe sicuramente salvata. In B bisogna venire a giocare con una mentalità. Vedere il Brescia con Caracciolo, con Corria, con Sodigna, con Di Cesare, con Zambelli, con Budel,
retrocedere, beh, direi che non è la qualità che può mancare, può essere mancata qualcos'altro, però la qualità era elevata. Vedere il Catania che arriva dietro di noi, l'ho appena citato, che cambia a gennaio e mette dentro i Del Prete o i Crescenzi, che sono i giocatori, ad esempio gli esterni, o i con Calaiò, Rosina e Maniero davanti, vederlo sotto di noi, beh, fa un po' effetto, come fa effetto magari vedere il Carpi prima in classifica. E chiudiamo con il rammarico, se c'è il rammarico più grande di Attilio Del Serre per quello che è stato e per quello magari che poteva essere in questa stagione. No, potrei dire tante cose, gli infortuni, potrei dire un cambio giusto in certi momenti del campionato che magari sarebbe bastato poco ad averlo, bastava poco costruire anche all'inizio di stagione, potrei dirla iniziare la stagione invece che con 10 giocatori diventati 9 con l'addio di Antinucci ad averne 17-18 e quindi buttare delle basi. Però alla fine quando si dicono questo è un anno e non conta più nulla. Quello che è stato fatto per me è che si tende magari a perdere perché in 2 anni fai due sofferte salvezze e quindi è sembra il minimo sindacale, e invece io dico che è un patrimonio importante di averlo mantenuto, quindi non rimpiango nulla, perché sarebbe troppo facile andare alla ricerca di tante situazioni che potevano con pochissimo far cambiare anche una stagione. Quindi questi eravamo, abbiamo lavorato con questi, abbiamo cercato di fare il meglio possibile, poi ognuno ha la sua idea, se potevamo fare un po' di più, un po' di meno, è legittima, e le prove non ci sono mai, le parole sono tante da parte mia e anche magari da parte vostra commentatori che possono dire se faceva questo o quest'altro, la prova non c'è mai e quindi prendo atto e basta di quello che ha detto e fatto sul campo. Il futuro di Tassieri, sono le vacanze ora? Sì, ma domani chiudiamo, andiamo in vacanza e vediamo cosa succede. Stagione stressante, voglio dire. Stagione sì, ma è stressante nella normalità delle cose. Poi gli ultimi 15 giorni chiaramente è stata decisamente più impegnativa, perché sicuramente sentivo moltissimo che l'importanza di questo momento di tenere la Ternana in categoria e far sì quello che potevo fare io di mettercela tutta. Buone vacanze, grazie per la sempre puntuale disponibilità. Ogni volta che avevamo bisogno del parere o dell'intervista di Tiro del Serre, anche grazie alla disponibilità della Tutto Stampa Lorenzo Modestini, non ci sono stati problemi, per cui grazie davvero, migliore in bocca al lupo da Tiro del Serre per continuare una carriera già brillante di per suo, no? No, io mi ringrazio, io colgo l'occasione per salutare tutti quanti e la mia carriera ormai c'è una certa età, non ho mai guardato la carriera. Io sono andato a Novara in Lega Pro dopo 2 anni che avevo fatto la Serie A e sono tornato in Serie A, non è quello il problema. A me piace lavorare, amo fare il mio lavoro, lo faccio con passione, lo faccio con voglia e non mi interessa la carriera, no, non è quello. L'importante è poter lavorare con voglia come ho io e basta, è passione, il resto non conta nulla. Bocca al lupo. Grazie.